Benvenuti, questo video lo faccio perché in un commento all'applicazione Battery Repair Boost Batteria, alla mia recensione, mi è stato fatto notare che c'è un'applicazione che svolge lo stesso compito, vale a dire allungare la vita della batteria, e l'app è gratuita, al contrario di Battery Repair che costa 1,99 euro. Ho fatto così delle prove sul mio tablet, io ho trovato che non funziona poi così bene, ma magari sarà colpa della frammentazione. In ogni caso, io volevo riportarvi e mostrarvi i risultati. Allora, qui vediamo due test fatti con Battery Repair e vediamo che la batteria nel primo caso ne ha tenuto un giorno e 18 ore. Secondo caso, un giorno e 21 ore. Sarà stato per questo gioco che in questo caso nel primo screenshot di monitoraggio appena prima della fase di scaricamento totale, come vedete qui, l'ho fatto appena l'ho rimesso in carica. L'applicazione mi ha dato veramente un risultato più che soddisfacente e infatti tutt'oggi la uso e il tablet mi arriva tranquillamente a un giorno e mezzo, quasi due se lo uso tranquillamente, tenendo presente però che quando lo schermo è bloccato il 3G non parte. Questa, abbiamo detto, Battery Repair app a pagamento. Andiamo a vedere il risultato con batteria dottor Save Battery. In questo caso un giorno, 6 ore e 40 minuti. Che poi devo dire il vero, non mi è arrivato nemmeno a un giorno. Non so perché qua mi segna un giorno, l'ho caricato la sera e il giorno dopo ancora la sera. Vediamo che nella parte centrale, qui sopra abbiamo dottor Save Battery e sotto Battery Repair. Qui quando arriva intorno a metà carica, l'ascesa è veramente drastica. Si sente che fa, si vede anche graficamente, mentre invece qui abbiamo che appena la batteria scende sotto il 50% riesce a tenere e ad allungare ancora un pochino e riusciamo a vederlo meglio anche qui. Vedete la differenza in questa fascia gialla? Andiamo ora a vedere questo grafico che ho raccolto e mostra. Allora, questo è il dottor Save Battery e mi mostra che dopo le 17 e prima delle 18, quindi in un'ora, la batteria è scesa veramente tantissimo. Pensate che in un'ora la batteria è praticamente crollata. Si parla, sì, ok, di percentuali intorno al, vediamo, se qui è un 5, 4% in un'ora. Però nota che mi sento di dire in favore di Battery Repair, con cui mi sono trovato bene, sono contento di aver speso i miei soldi, io auguro a voi di non doverli spendere e di avere lo stesso risultato, perché no? È la facilità d'uso. Allora, vi faccio vedere alcuni screenshot di utilizzo di Battery Dr. Saver. Allora, apri l'applicazione, sposta su on,
aspetta in media 3 ore passa e poi quasi 4 ore e poi una volta tolta io riesco ad avere un'autonomia di solo un giorno e 6 ore. Personalmente, ecco, spendo di più o di più, non spendo nulla, ho comunque un'app valida che Dottor Sever ha quasi 50.000 valutazioni, a 4 stelle e mezzo, ok, onore al merito. Sicuramente per qualche dispositivo la frammentazione gioca brutti scherzi, di sicuro darà risultati migliori. Però volevo fare questo video per dimostrare il perché vi ho consigliato quella. Se invece voi volete consigliare qualcun'altra, scrivete nei commenti oppure scrivete nella notizia su android.it che vi porto a seguire, se per caso non avete un account YouTube, in modo che ci aiutiamo tutti quanti ad avere consigli migliori per i nostri smartphone e tablet Android.